Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. Buongiorno, buongiorno ragazzi, siamo a Lanzarote, la più orientale delle isole delle Canarie, patrimonio dell'UNESCO. Qua centinaia di eruzioni vulcaniche hanno plasmato quest'isola veramente selvaggia. Noi siamo già al quarto giorno, sul canale troverete il video che riguarda tutta la parte nord dell'isola, veramente molto affascinante, andatelo a vedere. E in questo video invece parleremo di tutta la parte sud. Proviamo, come vi sto facendo vedere dalla cartina, immaginiamo di tirare una linea dall'Algeria, che è più o meno a metà d'isola, guarderemo tutta la parte sud. Ma iniziamo appunto il video innanzitutto in macchina. In macchina, sì. Perché c'è da 2 giorni allerta vento, c'è un vento incredibile. Ma incominciamo il video proprio da L'Algeria, questo paese centrale nell'isola che ha una particolarità: c'è una distesa, un panorama lavico nero incredibile, puntellato ovunque da dei piccoli vigneti bassissimi. E fra l'altro c'è un vino di buona qualità qua, producono un vino di buona qualità. Peccato che noi non beviamo. Peccato che noi non beviamo, però facciamo volentieri un bel giro, ve lo facciamo vedere e poi raggiungiamo il nostro secondo albergo che si trova a Playa Bianca, che è veramente a sud dell'isola. Poi in fondo a questo video, come vi ho già promesso nell'altro video, vi darò qualche indicazione sugli alberghi e anche sul rent della macchina. E andiamo! Sì! Panorama da urlo, da urlo. Peccato il gran vento, ripeto per la seconda volta. Non perdetevi L'Algeria, veramente molto bella. Ora andiamo a vedere lo shop e poi andiamo a fare il check-in. Siamo appena arrivati, siamo a Playa Bianca e siamo praticamente nella casa di 2 signori di Torino e c'è praticamente questa stanza con la piscina, molto carina, posto molto carino. Noi adesso ci diamo una bella rinfrescata, la Nina è uscita dal bagno, è una cosa molto molto condivisa, ma ci abitueremo e vi daremo la nostra opinione e poi andiamo a visitare Playa Blanca. Yeah.
stavamo aspettando la roba da mangiare. Tanto per fortuna abbiamo trovato un locale, perché era tutto veramente pieno, nonostante siamo abbastanza fuori stagione. Diciamo che Playa Blanca è un classico paese molto turistico, che dà sul mare verso l'interno tutti alberghi, casette da affittare, insomma. Però è carino, diciamo che è molto carino, ma il suo forte sono le spiagge, che vedremo fra poco nel video. Domani giornata dedicata alle spiagge. Il vulcano dovrà aspettare ancora un giorno. Adesso vi faccio vedere i piatti e poi vi faccio vedere anche la colazione di domani mattina. A fra poco. E dopo un buon colazione andiamo in Playa Papagayo. €3 3 Ciao, grazie. Ciao. Allora, per entrare si paga €3 e lo sapevo già, ce l'avevano detto quella ragazza dell'hotel, e andiamo in questa spiaggia che dicono che sia una delle più belle, anche se la strada fa schifo, una delle più belle della parte sud. Si chiama Spiaggia del Papagallo, vuol dire, e vicino a questa spiaggia ci sono moltissime altre spiagge da poter scegliere. Adesso poi, da delle immagini col drone, vi farò vedere un pochettino meglio la zona fra poco. Stupenda, ragazzi, 9 novembre faccio bagno. È veramente bellissima l'acqua, quindi questa spiaggia è consigliatissima. Vieni qua, dove vai? Sfugge. Allora, come vedete adesso dalle immagini del drone, ci sono moltissime altre spiagge in questa riserva naturale. Sono tutte molto belle, ma questa è la più riparata, e oggi che c'è un po' di vento è comunque consigliata. Ora ci godiamo questa spiaggia, perché sennò la Nina mi fucila se andiamo via, e dopo vi voglio far vedere un faro particolare. Fra poco. Dove siamo, Nina? Al faro. Faro di Punta Pixinguera. Siamo nel punto più a sud, una cosa, diciamo, da vedere a Playa Blanca, però neanche una meta imperdibile. Siamo sinceri, non è neanche bellissimo, anche se si ha una bellissima visuale su Fuerteventura, e sicuramente al tramonto sarà tutta un'altra cosa, eh? Però noi al tramonto abbiamo un'altra idea che ci è stata suggerita da chi ci ha affittato la stanza, e è un'idea che ci ha intrigato molto, e fra poco la vedrete anche voi. A fra poco. Sottovaluto sempre il vento che mi porta via l'audio, ma ve lo dico, mi autodoppio. Qua siamo al vulcano Roja, che sovrasta la cittadina di Montana Roja. Siamo andati a vedere il tramonto, e bellissimo. Il sole tramontava a novembre alle 6, ma è stata una bellissima esperienza. Vi mando qualche immagine, e poi fra poco nel video, domani mattina, andremo al vero, l'attrazione clou, cioè il Timanfaya.
Qua siamo all'ingresso del Parco Nazionale del Timanfaya, il più famoso e spettacolare di Lanzarote, come vi ho già detto. Siamo arrivati presto la mattina perché dicono che qua è sempre molto affollato e fra l'altro bisogna fare un qualcosa, non so ancora bene, in pullman con loro, tipo un giro nei pressi del vulcano. Pensate che qui nel 1730, per ben 6 anni, questo vulcano esplose e mutò il sud di Lanzarote. Solo da pochi anni questo parco è visitabile. Siamo molto curiosi e andiamo insieme. Allora, stiamo aspettando l'inizio del parco, il biglietto non sappiamo ancora quanto si paga. C'è da dire che anche tutta Lanzarote sono abbastanza disorganizzati, vero? Ah, wow! Buongiorno! Buongiorno! E anche un po' nevrotici, diciamo. Sì. Vabbè, pazienza, la prendiamo con filosofia e aspettiamo di entrare nel parco. È arrivato, nervosissimo. Sì, comunque in realtà, cioè il parco si parte. Noi andiamo a vedere esattamente la montagna del fuoco. Andiamo. Montagne del fuoco! Parcheggiare, ci hanno subito catapultato nel pullman, perché praticamente di qua si deve fare questo giro nel vulcano in pullman, e essendo arrivati per primi, per fortuna l'abbiamo fatto subito, se no c'è da fare delle code anche di ore. E niente, facciamo questo giro, cercherò di mandarvi qualche immagine. Von Schlacke und Asche, die sich in der gesamten Umgebung verteilte. Die cosa bella lì, eh? Che ci spiegano in spagnolo, giustamente in inglese, in tedesco, ma in italiano no, dice vabbè, fino a lì non c'è niente in italiano, però questo cartello che vedete, grazie per la mancia, è in italiano, bravissimo. Affascinante, molto spettacolare, ti fa proprio un camminare, po' fa paura, sì, con questi e un po' autobus. Anche, esatto, perché soffre di vertigini, va su una strada veramente a ridosso del cratere, veramente una cosa impattante, molto bella. Ti rispiega un po' la storia che vi ho detto un po' all'inizio, comunque ti fa andare proprio sulla montagna del fuoco, dalla bocca del fuoco, dice che, dove vi faccio vedere adesso le immagini, lì è scoppiata l'eruzione nel 1730, durò addirittura 19 giorni la fiammata. E poi, come vi ho detto prima, l'eruzione in tutti questi vulcani durò addirittura 6 anni fino a fermarsi. E niente, poi ti fa fare un giro in questa collina chiamata Hilario e insomma è veramente molto affascinante. Poi ti dice altri dettagli, ce n'è ed è veramente un'escursione che vale la pena fare. Venite presto. Sì. Adesso noi andremo qua sulla collina che c'è El Diablo, che è un ristorante che ha fatto César Manrique. Andiamo un po' a vedere in zona, dovrebbero fare vedere anche una prova di come la temperatura sottoterra sia ancora vicino ai 500 gradi centigradi. Mamma mia! Andiamo a vedere qualcosa. Se è caldo, Nina. Mi faccio un po' l'arrosto. Qua pensa che cucinano la carne alla griglia che puoi mangiare al ristorante qua sopra,
con il calore della lava. Della lava, ragazzi, questo non è forno, eh? No, no. Però fa caldo da morire. E avete visto già nel video, avete visto qualche esempio del geyser e della paglia che prende fuoco. Non ci credo ancora, mi brucio orecchie. E poi adesso vediamo i prezzi per mangiare. Esplode tutto. Sotto la montagna del fuoco c'è la possibilità di fare un giro sul dromedario. Il biglietto costa 11 euro ed è approvato dall'ente che controlla il maltrattamento degli animali. È stata una bella esperienza. Fina, com'è? È un po' traballante la situazione. La situazione è traballante, ma diciamo abbastanza tranquillo. Ti sta per prendere i capelli con la voce. Esperienza per ora, si balla moltissimo. Terahoi? No, Terahoi praticamente perché è nato qua, è nato a Lanzarote, invece quelli dietro sono nati in Africa, nel Sahara. Tutto bene? Sì. Dove siamo? Un paesino. Siamo in un paesino vicinissimo, adesso ve lo metto sulla mappa, vicinissimo al parco, si chiama El Golfo. Adesso andiamo a vederlo e poi vi diremo la nostra impressione, ma noi dobbiamo mangiare. Cranina, sì. C'ha fame, quando c'ha fame lei bisogna mangiare. Sì. Bellissimo piatto di pesce con la griglia, giusto? È bellissimo, è immenso. Buon appetito! El Golfo, consigliatissima la visita, bel paesino. Ora la Nina vi dirà dove siamo, si sta arrampicando. Nina. Eccola! C'è scritto Los Hervideros. No, Los Hervideros. Praticamente è una scogliera dove il magma ha incontrato il mare. Fra l'altro, più in giù, adesso vi facciamo vedere, c'è anche un bel laghetto. Su, 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 su. Oggi ragazzi abbuffata di vulcano, questo parco è bellissimo e avete visto, ci siamo goduti anche un'oretta questa spiaggia nera incredibile, con ventosa. Ventosa, piena di surfisti appunto e di onde, veramente una giornata indimenticabile e straconsigliata per voi. Unica raccomandazione, partite presto la mattina, sì. Questa volta vale veramente la pena, se no rischierete di perdere la giornata in code interminabili. Ora ci godiamo una serata serena, perché domani ultimo giorno di Lanzarote, poi andremo a Fuerteventura e per questo video della parte sud arriveranno altri due paesini con spiagge incantevoli da farvi vedere, quindi fra poco nel video. Buongiorno.
Buongiorno. Oh, sei già qua armata? Io sì. Hai promesso, esatto, di parlare della macchina, esatto, e di degli hotel. Alberghi. Esatto. Alberghi. Allora, prima parlo degli hotel. Di solito noi quando andiamo su queste isole abbastanza grosse, Lanzarote è lunga all'incirca 70 km, decidiamo l'alternativa, decidiamo di prendere due hotel in modo da poter vedere l'isola al meglio, non facendo tantissimi chilometri con la macchina. Lo stesso abbiamo fatto qua a Lanzarote, abbiamo preso questo hotel che è nell'estremo sud, è un hotel più o meno al centro. Vi posso dire che se venite a Lanzarote potete scegliere anche un solo hotel, soprattutto se state nella zona Arrecife, Playa Honda, Playa del Carmen. Insomma, Lanzarote ha delle bellissime strade e raggiungere qualsiasi obiettivo è abbastanza semplice. Noi abbiamo scelto due hotel e fra l'altro nel secondo hotel abbiamo fatto una scelta alternativa, che è la prima volta che la facciamo, cioè abbiamo deciso proprio di condividere con un'altra coppia praticamente una villa dove loro sono proprietari. Allora, l'esperienza è stata buona per quanto ci riguarda personalmente, perché questi due ragazzi sono veramente molto gentili, educati e tutto. Bravissimo. Però, e quindi se volete, se siete più avvezzi a questa opportunità, mi chiedete nei commenti dove sono andato, perché riuscirete almeno a Playa Blanca, che è un posto molto caro, ad abbassare il costo dell'alloggio. Per quanto riguarda la scelta della macchina, allora, innanzitutto Lanzarote è visitabile bene, io penso praticamente solo automuniti, quindi la macchina è secondo noi abbastanza indispensabile. E la buona notizia è che qua a Lanzarote il servizio di rent car è veramente ottimo. Noi ci siamo serviti con Sicar e è stato tutto rapido, veloce, ottima qualità prezzo, 20 euro al giorno con assicurazione casco, arrivi all'aeroporto, prendi la macchina in 20 minuti, non devi dare tante carte di credito e niente, basta che paghi e ti danno il foglietto. Questa è un'ottima cosa, sono veramente molto disponibili sotto questo aspetto, organizzati, non sono organizzati per altre cose ma per questa cosa qua, quindi vi troverete sicuramente bene. Ed ora, prima di salutarci, noi andremo a vedere l'ultimo paesino, che è uno dei più turistici, per passare una giornata un po' al mare, un po' tranquilla, che si chiama, ora la Nina ve lo dice, vai, sì, buona. E non se lo ricorda, bravissima. È perché non me l'hai detto prima. Non te l'ho detto prima, sì. Andiamo a Playa del Carmen. Puerto del Carmen, non Praia, non Playa, ormai con teste Playa. Allora, diciamo che, insomma, sembra che questo paesino sia estrapolato esternamente dal contesto di Lanzarote, non c'entra niente, hanno voluto praticamente ricreare una piccola Miami a Lanzarote, palme, alberi, un panorama completamente diverso. Sembra che sa dove siamo. Esatto, con questi spiaggioni veramente incredibili e belli, molto belli. Ora niente, facciamo un giro nel centro, perché il centro è molto lungo, sarà lungo 3 km. Noi abbiamo fatto già un pezzettino in macchina, ora state vedendo delle immagini, vi rifacciamo un attimo un giretto e vi facciamo vedere qualche altra immagine. Allora, Puerto del Carmen, diciamo, ci siamo sparati una bella giornata di mare, è il classico paesino turistico, ma con un bel mare, belle spiagge, insomma, ne vale la pena.
è veramente ne vale la pena. Poi siamo tornati a Playa Bianca, avete visto, abbiamo mangiato la paella di mare. Vi consiglio Cofradia, che è un ristorantino proprio sul porto, vedete dietro le navi, fuori dal giro turistico, risparmiate, ve lo consiglio. Lanzarote è un viaggio indimenticabile perché ci sono dei panorami veramente fantastici, ragazzi, molto molto bello. Spero che vogliate seguirci, vi invito a iscrivervi al canale, vi invito a interagire con noi, mettere un mi piace, commentare i nostri video. Grazie di cuore. Ci fa veramente sempre molto piacere. Noi domani partiamo e andiamo anche a Fuerteventura, quindi troverete sul canale anche questi video. State, ci vediamo, con noi! State con noi, ci vediamo al prossimo video. Adios!